Bentrovati a questa nuova edizione flash del nostro telegiornale, cronaca in primo piano. Una brevata che dai domiciliari lo ha fatto finire in carcere, dovrà rispondere adesso di evasione, procurato allarme. Santo Roberto Dall'Ura, il 36enne di Taormina che si era allontanato da casa lo scorso 5 aprile dopo aver riferito al 112 di essere caduto in un dirupo con la sua moto e di essere in pericolo. Una bugia detta per passare una serata in compagnia di un'amica dopo aver fatto una passeggiata a Taormina ed aver acquistato e consumato droga, come appurato dai carabinieri di Calatabiano, davanti ai quali il 36enne si è presentato spontaneamente la mattina successiva, ribadendo la finta versione dell'incidente. Denunciato alla procura di Catania, per il 36enne si sono aperte le porte del carcere. Un richiamo alla collettività affinché più nessuno resti sordo al grido d'allarme contro gli abusi sui minori lanciato dall'associazione METER nel 1995, quando il suo fondatore Don Fortunato Di Noto istituì la giornata a bambini vittime della violenza, dello sfruttamento, dell'indifferenza contro la pedofilia, giunta al 28esimo appuntamento. Un'iniziativa che non si esaurisce in un giorno, ma è già iniziata il 25 aprile con una serie di attività nazionali e internazionali che vanno dalla Polonia alla Repubblica Democratica del Congo, dalla Francia all'Italia, e culminerà il 5 maggio a Roma in Piazza San Pietro per partecipare a Regina Coeli di Papa Francesco. Un appuntamento mondiale che si ripete ormai da 28 anni per scuotere le coscienze e interrompere il drammatico trend degli abusi sui minori, perché, come ha più volte sottolineato Don Di Noto, la violenza sui minori è un omicidio psicologico. Boom di arrivi per il ponte del 1° maggio, secondo i numeri che arrivano dalla SAC, più 11,15% gli scali previsti, con un traffico di 332.619 viaggiatori provenienti dalla penisola italiana e dall'estero che hanno scelto ancora una volta la Sicilia. Una dimensione turistica positivamente conquistata negli anni, però, che richiede uno sforzo da parte di tutti. In questa direzione va la decisione dell'azienda metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. che anche nella giornata del 1° maggio prossimo, festa dei lavoratori, garantirà il servizio di trasporto pubblico locale in città. Uno sforzo chiesto e ottenuto dai propri dipendenti, un importante esempio di collaborazione, comprensione e spirito di servizio. Un giovane di 22 anni originario di Francofonte nel Siracusano è rimasto vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco sulla strada tra Carlentini e Lentini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che hanno in mano le indagini, nella serata di ieri il ragazzo era a bordo della sua macchina quando a questa si è affiancata un'altra auto. Qualcuno avrebbe sparato centrando il 22enne una gamba, ma sulla dinamica sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini. Dalle informazioni fornite dalle forze dell'ordine non vi sarebbero pericoli per la sua vita. Da verificare se l'episodio sia da collegare ad una partita di calcio tra Carlentini e Francofonte che si era disputata ieri prima della sparatoria, circostanze in cui per il momento i militari non hanno ancora riscontri. Per questa edizione del TG Flash è tutto, grazie della vostra attenzione, arrivederci.